vi voglio raccontare quest'oggi una fiaba che viene da lontano. È stata una fiaba indiana, antichissima, e poi è passata attraverso l'impero persiano. E lì c'è stato un uomo che nell'VIII secolo, ormai un sacco di tempo fa, l'ha tradotta in arabo. E poi questa fiaba ha ancora girato, è arrivata in Europa, prima era arrivata, insomma, nel bacino del Mediterraneo intero, possiamo dire. E ora è arrivata qua e io ve la racconto. È la storia, attenzione, del Sant'Uomo e della Mangusta. Voi la conoscete? No. Allora, un giorno un re chiese a un filosofo. E filosofo, tu ora mi hai raccontato questa bella favola, ma io voglio sapere, tu racconta dell'esempio di un uomo che parla senza riflettere e in modo avventato. E il filosofo incominciò. Sono molti gli esempi per parlare di un uomo che parla e agisce in modo affrettato e senza riflettere, ma forse il più importante è quello del Sant'Uomo e della Mangusta. Quale? Disse io. E il Sant'Uomo continuò. C'era una volta nel paese di Giurgian un Sant'Uomo che viveva con sua moglie, e sua moglie non poteva avere figli, e però un bel giorno rimase incinta, e il Sant'Uomo era felice e andò subito dalla moglie. Moglie, moglie, allegra, allegra, avremo un bel bambino. Ah, sicuramente sarà un bambino maschio, io me lo sento, sì, sarà un bambino bello, benedetto da Dio. E stai qua, perché io vado subito a cercare una nutrice, e guarda, voglio cercare per questo bambino il nome più bello che ci sia. Ma cosa dici, marito? Ah! Ma come fai a parlare se non sai di essere sicuro di quello che accadrà? È l'uomo saggio, non fa progetti sulla fortuna. E allora? Allora tu, marito, dovresti piuttosto calmarti e aspettare quello che ci parlerà il nostro buon Dio. Sì, moglie. Sì, moglie. Però, niente. Tu aspetta, perché se non ti comporti da uomo saggio potrebbe capitarti la disavventura che capitò al savio a cui colò in testa miele e burro. Qual è questa storia? La storia inizia così. C'era una volta un savio e prendeva tutto quello che gli serviva dalla casa di un mercante e gli dava un profuso miele, e lui ne teneva un po' di riserva dentro una piccola giara che aveva dentro casa sua. E un giorno si trovava proprio là sotto, sotto la giara, e la guardava e pensava: Questa giara, ma certo, se io vendo il burro fuso e il miele che è lì dentro, riceverò, certo, un dinaro, e con questo dinaro comprerò 10 capre. Ma se venderò le 10 capre, ma certo, se venderò le 10 capre, in ragione di una capra per ogni bue. Poi, aspetta, se una di queste caprette si moltiplicherà e figlierà, nel giro di 5 anni potrei avere 400 capre. E se io scappo ogni 4 capre e per un bue avrò 100 buoi, ma certo, e poi avrò anche granaglie e sarò ricchissimo. Mi comprerò una casa bellissima e vestiti belli, certo, e poi una cella, uno schiavo, prenderò una moglie bellissima, di sani principi, certo, e la metterò incinta, e lei mi scodellerà un bambino, un bambino bello,
Bolzano. Ah, forte! Certo, io lo chiamerò Mami. Bello come la luna. E poi lo educherò. Lo educherò secondo i miei principi. Principi sani. Ma se questo bambino non mi ascoltasse... Oh, se questo bambino non mi ascoltasse, se questo bambino non mi ascoltasse, io prenderei... Ma certo! Ah, gliene darei tante, questo bambino gliene darei tante! E detto fatto. Il sabbio prese un bastone che era lì vicino e diede un colpo fortissimo alla giara che si ruppe e... Si riempì tutta la faccia di miele. Hai capito caro marito? Questa storia io te la racconto perché tu non ti devi fare castelli in aria. Tu dai su via. Io adesso devo andare a fare le mie abluzioni e tu stai qua e guarda il bambino. Così fatto. La moglie se ne andò e lasciò il santo su. Il santuomo, dopo poco, fu chiamato un giorno dal re in persona e dovette lasciare da solo il bambino, ma prima di andare prese una mangusta che lui stesso aveva ammaestrato, una mangusta molto saggia, e la mise di fianco al bambino. Mentre il santuomo era via, un serpente viveva in quella casa, uscì dal suo nascondiglio e cercò di mordere il bambino. Subito la mangusta la morsicò e spezzò il serpente in tanti piccoli pezzi. In quel momento il santuomo ritornò in casa. Rivide la mangusta tutta sporca di sangue. Preso dalla rabbia, prese il suo bastone e uccise la mangusta. Poi si accorse che il bambino era ancora vivo. La mangusta aveva salvato. E si mise a piangere. Io non mi sarei gravato di questa colpa. In quel momento rientrò la moglie. Vabbè, perché piangi così? E fattasi spiegare tutto quello che era successo. Concluse così. Ecco, vedi? Questo è quello che succede a chi agisce e pensa in modo avventato e senza riflettere. Grazie, vi ricordo che ogni martedì siamo qua per 52 fiabe. Abbiamo iniziato da poco.